Claudia di dentro che non si alza. Stamattina gli ho detto: Claudia, forza, alza il culo e tirati su che non ce la faccio più. Metti un po' di latte, metti un po' di latte, Flo. Ancora assonnati, i ragazzi si ricaricano prima di affrontare gli impegni della giornata. Ma c'è qualcuno che ha una questione ancora in sospeso ed è un po' preoccupato. Carica. Da quanto? Bene. Allora, tutti in piedi in fila, tranne la signorina Dorelfi che rimane con me. Grazie. Bella, auguri. Bella. Auguri, Romana. Auguri. Per Claudia è il momento di dimostrare al preside che vuole davvero rimanere in collegio. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Venga, venga. Le sue scarpette mi hanno fatto compagnia questa notte. Pure la sua poesia, signor preside. Allora, adesso facciamo questa prova di memoria. Forza. Quando c'è la guerra, a due cose bisogna pensare prima di tutto. In primo luogo alle scarpe e in secondo alla roba da mangiare. Vabbè, sono 6 righe e cioè è facile, quindi l'ho detta pure bene. Guerra è sempre. Dunque, signorina, io sono contento di restituirle le scarpe e lo faccio con l'augurio sincero che lei si lasci dare una mano nel dirozzarsi, perché lei è una ragazza intelligente, ma è rozza. Cioè, sembra uscita dalle caverne a volte, no? E invece no, è graziosa, è intelligente, per cortesia, si dirozzi. Vabbè, sì, sono ignorante, però a me mi piace così. Cioè, non mi frega niente, io faccio quello che mi pare. Prenda le scarpe, signorina. Grazie mille. Grazie per la sua attenzione.